Il nuovo piano di razionalizzazione, varato da Poste Italiane lo scorso dicembre, prevede a livello nazionale la chiusura di ben 455 uffici postali e l'apertura a giorni alterni di altri 608, ritenuti improduttivi o diseconomici. In Lombardia, la mia regione, è prevista la chiusura di 65 uffici e la riduzione dell'orario di apertura in altri 120. Per calarci nel mondo reale, che troppo spesso è dimenticato da chi prende le decisioni, solo per fare qualche esempio, è prevista la chiusura di gli uffici delle frazioni di Malnate, Cairate, Gazzada Schianno e di Luino in provincia di Varese, dell'ufficio postale della frazione di Galligano, che dista ben 6 chilometri dal comune di Soncino nel Cremonese. Nelle chiese sono destinati alla chiusura 7 uffici in frazioni, tra cui quelle di Salalbarro e Rossino, che appartengono a comuni montani. In provincia di Sondrio, definita interamente montana, la scure sta invece per abbattersi a Madonna di Tirano e a Cosio Stazione. La decisione di Poste è da condannare nel metodo e nel merito. Nel metodo, perché il piano è stato assunto unilateralmente senza coinvolgere i comuni interessati, i quali solo a fine gennaio hanno appreso la notizia dalla stampa e da fonti sindacali diverse settimane prima della comunicazione ufficiale. Nel merito, perché molti uffici colpiti si trovano in frazioni periferiche o in frazioni di comuni montani che in questi anni stanno vedendo scomparire scuole, negozi, studi medici, farmacie. Questo è un colpo mortale alla vita sociale di quelle comunità, è un contributo allo spopolamento dei territori. Questo dopo l'IVA sul pellet, le minori agevolazioni sul gasolio per riscaldamento e l'IMU sugli impianti a fune è un'altra dura batosta alla montagna. Il piano di Poste Italiane, che ricordiamolo, gestisce i servizi in una condizione di sostanziale monopolio, farà precipitare ancora di più la qualità del servizio, rinnegando la ratio propria del servizio universale. Le comunità locali coinvolte, le famiglie, le imprese, i sindaci, gli stessi dipendenti di Poste Italiane sono allarmati e seriamente preoccupati. Ma in particolare terrorizzati sono gli anziani che, come noto, non hanno l'auto e che in posta vanno a piedi per ritirare la pensione e a pagare i bollettini. Questi saranno costretti a fare diversi chilometri basandosi su un trasporto pubblico locale inefficiente e che risentirà ancora di più dei tagli impartiti dal governo. È dai responsabili, anche perché non può essere definita seria la misura di Poste Italiane di dotare i portalettere di palmari. Molti anziani, lo ricordiamo, non hanno il bancomat. Sono quegli anziani che da febbraio 2012 si sono visti rastrellare coattivamente i propri risparmi. Poste Italiane prima li ha costretti a non riscuotere più la pensione in contanti e dunque a lasciare i propri risparmi sui libretti postali e ora, tra virgolette, li premia chiudendogli l'ufficio periferico. Un pessimo affare per loro. Fortunatamente, contro il piano di Poste si è registrata una mobilitazione generale. Comuni, province, regioni e cittadini con petizioni popolari hanno reagito con determinazione per tentare di bloccare e far rivedere l'operazione. Anche da parte di molti parlamentari c'è stata mobilitazione, non solo di quelli della Lega Nord, movimento da sempre attento alle istanze ed esigenze del territorio. Nonostante voci di corridoio parlino di un rinvio di qualche settimana dell'entrata in vigore del piano, che a tutt'oggi risulta ufficialmente previsto per lunedì prossimo 13 aprile, considerata la persistente assenza di risposte dei ministri destinatari di moltissime interrogazioni parlamentari, come Carroccio abbiamo ritenuto opportuno che l'Assemblea del Senato si dovesse esprimere con la nostra mozione presentata il 3 marzo, oltre un mese fa, per chiedere al Governo di impegnarsi sul problema. Colleghi, pur nella consapevolezza che nell'ottica della spending review debba essere operata una razionalizzazione delle poste accompagnata ad uno sviluppo dei servizi innovativi, questa è l'occasione per dimostrare con i fatti e non con interrogazioni che, ahimè, finiscono sempre su un binario morto, che siamo tutti noi per la tutela dei territori deboli.
citando il detto «a pensar male si fa beccato», ma spesso ci si azzecca, non vorremmo che lo stop al piano ufficioso sia tattico e motivato dalle elezioni amministrative alle porte. Non ci rassicurano infatti le lettere di disdetta già inviate i giorni scorsi da Poste ai proprietari dei locali dove è in affitto l'ufficio candidato alla chiusura. Ecco dunque quali sono gli impegni che chiediamo al Governo con la nostra mozione. 1. Fornire la lista degli uffici coinvolti nella razionalizzazione, specificando per ognuno il rapporto costi-benefici, i costi delle locazioni, i depositi medi, il numero della popolazione servita. 2. Ad effettuare una puntuale verifica di ogni singola misura di razionalizzazione al fine di valutare di volta in volta la portata dei disagi arrecati all'utenza. 3. A pubblicare l'ammontare dei contributi statali erogati negli ultimi 5 anni a Poste Italiane per l'espletamento del servizio pubblico universale. 4. A rivedere, valutato il ridimensionamento del servizio pubblico offerto, l'ammontare dei contributi statali e il persistere delle convenzioni in essere, cioè a ridistribuire i contributi statali e a riconsiderare le convenzioni alla luce della razionalizzazione dei servizi offerti. 5. A rendere noto l'ammontare dei depositi postali suddiviso per regione. 6. A valutare la possibilità che alcuni servizi non ritenuti strettamente connessi all'espletamento del servizio universale vengono offerti non in regime di esclusiva da Poste Italiane. 7. Ad intervenire con gli opportuni interventi anche di carattere normativo, leggasi le delibere dell'Agicom, affinché venga garantita la permanenza degli uffici postali già presenti nei comuni rurali o nei comuni montani, insomma le aree svantaggiate. 8. E ultimo punto, ad assicurare un rinvio dell'entrata in vigore del piano di razionalizzazione, ciò per consentire una concertazione fra la società e le amministrazioni locali coinvolte, finalizzata a valutare l'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e la possibile individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale. Colleghi, quelle che ho in mano sono le tante interrogazioni che dalla fine di gennaio ad oggi sono depositate per denunciare il problema. Sono presentate da tutti i partiti e sottoscritte da moltissime di voi. Farei certamente prima a citare coloro che non compaiono in questi documenti. Intendiamoci, non per additarli, ma proprio per sottolineare, sono certo, la convinta e trasversale preoccupazione che il piano di Poste sta determinando. I senatori della Lega, di Forza Italia, del Movimento 5 Stelle, del gruppo misto e di quello delle autonomie, certamente anche quelli del PD, qui segnalano il problema generale e citano i tanti comuni italiani di tutte le regioni, ripeto, tutte le regioni su cui dovrebbe abbattersi la scure di Poste Italiane. Tutti sostanzialmente chiedono due cose, la sospensione del piano e la revisione concertata dei criteri per la tutela delle aree svantaggiate. Ebbene, la nostra mozione va incisivamente proprio in quella direzione ed è per questo che confidiamo possa essere sostenuta. Grazie.